sta facendo il Cile nel campo della formazione? Il Cile oggi, il programma di governo della Presidenta Bachelet ha nel campo dell'educazione una riforma strutturale dell'educazione cilena. Perché? Perché tutti hanno accesso all'educazione in Cile, all'educazione ad andare a scuola, ma oggi il problema è la qualità dell'insegnanza. E un'altra cosa molto importante che per noi adesso, perché nell'epoca della dittatura si è creato un sistema di educazione privata molto sviluppata a livello di università particolarmente, e finalmente l'università pubblica ha iniziato a quella epoca della dittatura anche a comprare agli studenti. Invece quella non è la tradizione nostra, e adesso andiamo a fare l'università gratuita per tutti. È un processo lungo, perché non è facile di un giorno all'altro farlo. La Presidente Bachelet ha detto lo faremo in 3-4 anni, ma diventeranno tutte le grandi università pubbliche cilene gratuite, senza pagare. Per tutti o solo per i più poveri? No, per tutti, come principio. Perché quello che sono più ricchi pagano più tasse. Dunque la università non può fare differenza, è come in Europa, l'università è gratuita per tutti, no? O se paga una cosa minima. E gli altri livelli, tipo liceo, scuole medie? Ci sono pubbliche e ci sono private. Le private se pagano, ma non possono fare il profitto. Se può avere insegnanza privata di ordini religiose che non hanno un fine di lucro, sì, che non cercano fare il guadagno con l'educazione, soltanto se fanno per fondazione senza fine di lucro. Ma oggi il livello tra pubblico e privato com'è? Qual è C'è una differenza, perché ci sono scuole private che sono come scuole europee, americane, che hanno tante cose, ma a quelle scuole vanno il 5% dei studenti, no? Sono pochi, perché costano molto. È come in Italia, andare alla scuola tedesca, scuola francese, si paga, no?